occupiamo oggi? Il tema dell'immigrazione italiana è un tema, come avete già avuto modo di assaggiare in classe, estremamente vasto, esteso. È un fenomeno che ha coinvolto circa un secolo della storia d'Italia in maniera molto, molto profonda. Si calcola che siano emigrati dall'Italia, adesso siamo anche diventando un po' più appunta dalla canzone, sto parlando. Si calcola più o meno, con conti molto approssimativi, poi volendo entriamo nel merito della questione, si calcola che siano emigrati circa una trentina di milioni di italiani. Pensate che all'atto di costituzione del Regno d'Italia del 1861, mancavano ancora delle parti per completare l'unificazione del paese, la popolazione italiana era di 28 milioni, quindi qualcuno in più dell'iniziale popolazione del Regno se n'è poi andato. Il calcolo dei 30 milioni è molto approssimativo nell'arco di un secolo, dal 1876, che è la prima rilevazione statistica dell'emigrazione italiana, fino al 1976, che è stato il primo anno in cui l'emigrazione ha avuto un cosiddetto saldo positivo. Saldo positivo significa molto semplicemente, in termini statistici, che il numero di coloro i quali sono entrati in Italia rispetto a quelli che sono usciti era maggiore, quindi il saldo della popolazione migrante è un saldo positivo, sono più gli immigrati che gli emigranti. Questo nel 76 è stato il primo anno che è accaduto questo per la storia d'Italia, il che non significa che l'immigrazione italiana sia finita, gli italiani continuano a viaggiare e ad emigrare, ma non è più un fenomeno di massa. Il fenomeno di massa, quello più rilevante, è stato sostanzialmente tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Ci occupiamo di una parte molto particolare di questo fenomeno oggi, cioè cerchiamo di mettere qualche tassello della storia dell'immigrazione italiana attraverso l'uso di una fonte storica un po' particolare, che sono le testimonianze scritte, esattamente le lettere degli emigranti. Intanto due dati per darvi un'idea di come fosse il quadro europeo dell'emigrazione. Nel periodo considerato tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, o poco più, le statistiche arrivavano fino al 60 per averle abbastanza omogenee, gli italiani emigrati verso le Americhe, e soltanto verso le Americhe, quindi senza calcolare tutta l'emigrazione all'interno del continente europeo, sono stati poco meno di 12 milioni e, come vedete, sono un numero molto alto rispetto al resto dei paesi europei. Il dato per Regno Unito e Irlanda è un dato molto elevato, ma in particolare si riferisce più all'Irlanda che al resto del Regno. E, come vedete, l'Italia spicca prima per un numero molto elevato di emigranti. Se i dati percentuali li riportiamo su un cosiddetto areogramma, tanto per avere idea delle proporzioni, vedete che l'Italia ha il 21% tra i gruppi nazionali che sono gruppi nazionali europei che sono emigrati verso le Americhe. Quindi ci occupiamo soprattutto di emigrazione cosiddetta transoceanica, cioè gli italiani che hanno attraversato l'oceano per andare verso le Americhe, in generale Nord e Sud America, e ci occupiamo di una fonte storica particolare per ricostruire questo fenomeno, che sono appunto le lettere. Ci occupiamo di lettere perché ci interessa capire il fenomeno migratorio al di là di questi numeri, di queste statistiche, perché di quei 30 milioni di italiani che sono emigrati ai 4 angoli del mondo, o di quei quasi 12 milioni che sono andati verso le Americhe, vogliamo cercare di capire qualcosa di più, cioè di dare una voce e un volto a questi emigranti. Non è un'operazione semplice, anche dal punto di vista storiografico questo è un'operazione abbastanza delicata, perché si usano delle fonti la cui interpretazione è molto aleatoria, molto dubbia, molto difficile, bisogna decodificare questi documenti, perché sono delle testimonianze soggettive. E poi magari faremo due ragionamenti anche di metodo su questo. Intanto il fenomeno della partenza. Questa è un'immagine del porto di Genova, e questo è un gruppo di emigranti in attesa dell'imbarco. Nella punta massima del fenomeno migratorio, l'ultimo quarto del XIX secolo, qua a Genova sono partiti dal porto di Genova all'incirca 2 milioni di persone. E Genova era il maggior porto di emigrazione dell'Italia. Con l'inizio del XX secolo invece i flussi migratori sono andati aumentando soprattutto dall'Italia meridionale, e quindi i principali porti di partenza sono diventati Napoli e Palermo. Genova aveva il primato almeno fino al 1900,
Quindi in quell'ultimo quarto del XIX secolo, fino al 1900 sono partiti 2 milioni di persone, apparentemente quasi senza lasciare traccia in città. Non c'era nessuna struttura di accoglienza. L'accoglienza che i genovesi riservavano ai migranti connazionali, nella maggior parte dei casi che partivano, era drammaticamente simile a quella che ancora oggi riserviamo agli immigranti che arrivano, cioè li sfruttiamo, prendiamo un appartamento, lo dividiamo in tanti pezzetti, lo affittiamo a 10 famiglie contemporaneamente. Allora tutto questo avveniva soprattutto nella zona dell'Arciporto, le locande aumentavano i prezzi, davano la stessa stanza a 15 persone, offrivano un vitto assolutamente al di sotto dello standard che normalmente veniva offerto agli altri clienti. Cioè, c'era un fenomeno di sfruttamento, molti venivano messi anche sull'avviso di questo quando arrivavano a Genova, arrivavano dall'entroterra, arrivavano dal nord-ovest, dal nord-est, dalla zona del Veneto, piuttosto che dalla Lombardia o dal Piemonte, arrivavano in treno alla stazione Principe, perché da lì si dirigevano verso il porto e non c'era nessuna struttura di accoglienza. Spesso erano costretti, come in questa immagine, a bivaccare nelle vicinanze del molo d'imbarco. In un atto di tenerezza, i genovesi poi, con la collaborazione anche del governo centrale, hanno organizzato come unica cosa una piccola tettoia sul molo d'imbarco per evitare che pioggia e sole flagellassero in eccesso gli emigranti in partenza, e poi misero anche dei paletti con delle catenelle per evitare che la gente, ammassandosi sul molo, rischiasse di cadere in acqua, come era già successo. Ci si imbarcava a volte dal molo direttamente sul piroscafo, a volte si saliva sulla chiatta e poi si arrivava al piroscafo. So che si tratta di una mostra al Museo Galata, quindi forse alcune di queste immagini le avete anche già viste, parte di questo percorso del viaggio degli emigranti che avete già assaggiato. Oggi però proviamo a capire: l'emigrante saliva sul piroscafo e che cosa accadeva. Intanto il momento della partenza è il momento genetico dell'emigrazione, è il momento di passaggio in cui si passa dalla condizione di cittadino alla condizione di emigrante, ed è forse il primo momento in cui l'emigrante prende coscienza anche di questo passaggio. Questa è un'immagine che tra l'altro è presente anche nel percorso del Galata, è un'immagine dell'inizio del Novecento su uno dei moli di partenza del porto di Genova. Come vedete hanno messo queste ringhiere per evitare che la gente cadesse. Questi sono i parenti che sono rimasti a salutare quelli che stavano partendo, e ho evidenziato in rosso i fili che venivano stesi. C'erano dei fili di lana che prendevano in mano quelli che stavano a bordo del piroscafo, e l'altro capo del filo di lana rimaneva in mano ai parenti che erano rimasti sul molo. Ognuno teneva in mano questo filo fino a che il piroscafo, allontanandosi, non lo faceva poi spezzare. Era un momento simbolico, una sorta di rito di passaggio. Erano dei legami che si stavano spezzando, e non era soltanto il legame di fatto di quel piccolo filo di lana che si stringeva tra le mani, ma era un legame forte con la propria terra di appartenenza, con la propria comunità di origine, con il proprio paese, con la propria lingua, con la propria cultura, con la propria identità anche. Si inizia a modificare la propria identità quando si arriva su quel piroscafo, e questo è il momento in cui quello sta accadendo. Il filo di lana che si spezza è un momento simbolico. In buona misura l'esperienza dell'emigrazione è, per quasi tutta la vita degli emigranti, in moltissimi casi, è il costante tentativo di riallacciare questi fili che si sono spezzati sul molo di partenza. Come si fa a riallacciare questi fili? Come si fa a cercare di mantenere unito questo filo che si è spezzato attraverso l'oceano? Bisogna mantenersi collegati con la propria famiglia e con la propria comunità. E l'unico modo per farlo, comunicare con i propri parenti nella lontananza, è ovviamente la scrittura. Non c'è altro sistema, fino a quando non fosse almeno stato inventato il telefono. Oggi i nostri migranti hanno Skype, hanno internet, hanno le chat, hanno molti altri sistemi per mantenersi collegati al loro paese. Allora l'unico sistema era scrivere. E i nostri migranti cominciavano a scrivere fin da quando erano appena arrivati a bordo del piroscafo. Due dati brevissimi per situare il fenomeno della scrittura, molto brevemente. I tassi di analfabetismo in Italia erano tra i più alti in Europa, peggio di noi stavano soltanto spagnoli, portoghesi e greci, insomma, nell'Europa mediterranea eravamo forse non i peggiori, ma comunque non ci passavamo certo bene. Come vedete, nel 1871, che è la data del primo censimento ufficiale del Regno d'Italia, i tassi di analfabetismo erano al 69%. Soltanto 40 anni dopo, dico soltanto perché come tempo storico è un tempo abbastanza breve, avevamo dimezzato questi tassi di analfabetismo.
l'operazione non si deve tanto alla famosa legge Coppino che abbiamo studiato nel 1977, che istituisce l'istruzione elementare obbligatoria, ma in realtà si deve soprattutto al fenomeno migratorio. Ci sono anche le relazioni dei parlamentari, dei deputati italiani che fanno le inchieste sulla situazione del paese e mettono in evidenza come più che la scuola è stata l'emigrazione che ha spinto le classi subalterne, i contadini, la povera gente della periferia e delle campagne d'Italia a imparare a leggere e scrivere per mantenersi collegati con la loro famiglia, per riuscire a mantenere un contatto, perché la lettera me la posso far scrivere dal parroco una volta, la posso far leggere dal farmacista un'altra, posso chiedere all'unico che ha studiato della famiglia, del vicino, che venga a leggere la lettera che mi ha scritto il papà, la mamma, lo zio, il cognato, il cugino, il figlio che è emigrato dall'altra parte dell'oceano. Però molto spesso ho bisogno anche di intimità in questo genere di rapporti, quindi non posso continuare a farmela leggere da qualcuno, così come non posso continuare a farmela scrivere da qualcuno sotto dettatura questa lettera. Prima o poi devo imparare. Allora, i figli, piuttosto che mandarli nel campo a lavorare, è meglio mandarli a scuola, perché qualcuno in casa deve imparare a leggere e scrivere per mantenere i contatti con la famiglia. Spesso si trattava, infatti, all'inizio soprattutto del fenomeno migratorio, di lettere collettive che venivano scritte e lettere che collettivamente venivano anche lette dalle famiglie dei nostri migranti. Quello che si è disteso tra l'oceano e l'Europa è stato un vero e proprio mare di carta. E spesso, come vedete, questi sono due documenti, due piccolissimi esempi, spesso sono documenti difficili da decifrare, difficili anche da leggere, perché il dominio della scrittura da parte degli autori di questi documenti è un dominio molto incerto, molto approssimativo, molto faticoso. Sono parole molto fragili quelle che attraversano l'oceano attraverso il fenomeno delle migrazioni. Fragili dal punto di vista formale, ma in realtà hanno una straordinaria forza dal punto di vista comunicativo e hanno un'eccezionale forza comunicativa ancora oggi. Vedete, sono parole molto stentate, quasi illeggibili. Ciò nonostante si comunicava e si scriveva moltissimo. Mi è capitato, studiando questo fenomeno, mi è capitato di trovare migranti che hanno richiesto il rilascio del passaporto alla partenza qua da Genova, e il rilascio del passaporto l'hanno firmato con una croce e venivano registrati come analfabeti, e poi nel corso dell'esperienza migratoria hanno scritto centinaia di lettere alla loro famiglia, hanno imparato a leggere e scrivere magari in maniera approssimativa, ma l'importante era dominare un mezzo di comunicazione, l'importante era avere accesso, attenzione, a una pratica comunicativa. Non era tanto importante avere il patentino per saper leggere e scrivere, cioè andare a scuola, ma l'importante era utilizzare una pratica comunicativa. Fare storia dell'emigrazione attraverso la storia delle lettere significa anche fare la storia di una pratica di comunicazione, che è quella della scrittura. I nostri contadini avevano molta più dimestichezza con la zappa o con il martello o con la falce piuttosto che con carta e penna. Diventavano strumenti difficilissimi e pesantissimi da poter usare. Ma si cominciava a scrivere subito, le prime lettere hanno infatti la carta intestata dei vapori dei piroscafi, questo è del piroscafo Orazio per esempio. Oppure si prendevano addirittura alcuni dei piroscafi, quelli più moderni, avevano anche le cartoline illustrate, e le cartoline illustrate si corredavano di alcune didascalie per spiegare alla famiglia che cosa fosse il piroscafo, questa sorta di città galleggiante come è stata definita, che attraversava gli oceani. Era un'esperienza straordinaria, erano i mezzi di trasporto del futuro, erano le punte più avanzate della tecnologia, spesso venivano propagandati così, in realtà erano delle carrette del mare un po' truccate, ma per chi veniva per esempio dalla montagna o dalla campagna, alcuni dei nostri migranti vedevano il mare per la prima volta nella loro vita e poi entravano nel ventre di questi grandi mostri del mare che li portavano dall'altro lato dell'oceano. Era un'esperienza assolutamente eccezionale e straordinaria, difficile, faticosa, spesso anche insalubre, ci si ammalava molto spesso durante il viaggio, ma comunque un'esperienza che rimaneva fissata nella memoria fin dal primo momento. Vedete qua per esempio questo migrante scrive nella cartolina dove si gioca, camera da letto, sala da pranzo in terza classe e sala dove si balla. E dove ovviamente quelli della terza classe in genere non avevano accesso alla sala dove si ballava, ma ballavano sui ponti. Si ballava, si cantava, si suonava, si facevano feste, non solo si moriva sui piroscafi.
A volte è anche il caso di uscire da questa immagine un po' auperistica dell'emigrazione italiana, non era sempre così. Una lettera che abbiamo visto prima cominciava con carissimo Mario, e quest'altra che vi mostro adesso, anch'essa comincia con carissimo Mario. È della stessa famiglia, è la famiglia Moero di Rapallo, che è emigrata dal Cile, l'Argentina e la California, hanno sparso la famiglia nelle due Americhe. E se quello di prima era imbarcato su un piroscafo, l'Orazio, quest'altro della famiglia è imbarcato su Giulio Cesare, e sulla carta intestata del piroscafo prende la penna e comincia a scrivere e si rivolge a Mario, che è l'unico che è rimasto alla palla, che c'è un po' da centro di snodo della rete migratoria familiare della famiglia, e scrive, ho trascritto un breve brano, perché poi decifrare la grafia non è sempre facilissimo. Devo dire che come insegnanti siamo avvantaggiati, perché quando leggiamo i nuovi c'è già un grande esercizio paleografico. Allora, carissimo Mario, sono partito stamattina alle 11:30 con un animo spezzato, pensando che ogni ora che passa sarò da tutti voi sempre più lontano, e questo è veramente triste e doloroso. La forza delle eliche fanno tremare il barco molto forte, che quasi non si può scrivere. E come vedete, le eliche, la forza delle eliche, è la frase finale della prima pagina della lettera. Due caratteristiche importanti in tutta l'epistolografia, sia quella di guerra che quella di emigrazione, sono i due grandi fenomeni di scrittura di massa tra 8 e 900. Quando si scrive una lettera si usa un formulario, cioè sempre una formula iniziale, una formula finale di saluto. La formula iniziale, che è una formula di rassicurazione sul proprio stato di salute, è una formula nella quale si chiede e si augura una buona salute a chi deve ricevere quella lettera. E poi c'è il corpo del testo della lettera, l'avrete già vista anche come tipologia testuale quella della lettera. Bene, le formule sono un modo per chi non sa scrivere molto bene per aggrapparsi a una struttura di testo scritto più facile da poter identificare e da poter riprodurre. Ciò nonostante, cioè nonostante venissero usate molte formule, gli emigranti ci raccontano moltissime cose nella loro corrispondenza. E per esempio sono piccoli indicatori che ci fanno capire molte cose. Il dominio della scrittura di questo autore è abbastanza sicuro, scrive bene, è una grafia non troppo incerta rispetto ai primi documenti che abbiamo visto, è una scrittura molto più sciolta e sicura. Ma per esempio, come si fa a raccontare a Mario, che è rimasto a Pallo e che magari usciva col gozzo a tirare su due acciughe quando passavano davanti al golfo, come si fa a spiegargli quanto sono grossi questi transatlantici? Probabilmente qualcuno l'ha anche visto, perché da Rapallo quando passavano e andavano verso sud, o quando da sud arrivavano verso il porto di Genova, in lontananza si vedevano anche passare. Però è difficile dare un'idea. Quanto è fastidioso il rumore del motore di un transatlantico quando si dorme là sopra, il rumore continuo che ci accompagna per 30 giorni di nave a vapore, come diceva la canzone dell'inizio. Quanto è difficile, per esempio, per indicarlo, quanto sono grandi queste eliche, si usano maiuscola. È fuori dalle norme ortografiche l'idea di usare le eliche con la maiuscola, ma dà l'idea di quanto siano grandi queste eliche, di quanto la potenza di questi piroscafi faccia muovere tutto, no? Fanno tremare il barco molto forte, quasi non si può scrivere, è difficile scrivere da quanto trema questo vapore, ma ciononostante ovviamente scrivo, e scrivo costantemente. Si scriveva da bordo del vapore e si imbucava la lettera al primo porto in cui facesse tappa il piroscafo. Spesso venivano imbarcate nei porti, le lettere venivano imbarcate già nei porti francesi o nei porti spagnoli prima del passaggio di Gibilterra, oppure venivano imbarcati quando si faceva la sosta alle Azzorre, oppure nelle prime isole quando si arrivava dall'altra parte dei Caraibi prima di scendere verso l'America del Sud, o per quelli che andavano a New York invece le lettere venivano imbucate direttamente nel Mediterraneo o in America, non c'erano soste intermedie. Si scriveva sempre all'inizio del viaggio e si scriveva molto. Questo per esempio è Emanuele Calosso, un emigrante che è partito dalla Finale Ligure, dal ponente genovese, e si è imbarcato su Lloyd's Apaudo, che è una compagnia di navigazione molto importante dell'epoca. Usa anche lui la carta intestata, e come vedete, quando si deve usare la formula iniziale della lettera in cui si mette luogo e data, Emanuele scrive che è in mezzo all'oceano, e quindi scrive oceano 14 febbraio
del 26, si rivolge alla mamma e al fratello e comincia a raccontare il suo viaggio. In realtà è una lettera molto lunga quella che scrive Emanuele, ed è più un piano di viaggio che una lettera, è a metà strada tra il diario e la lettera. E anche lui è uno che faceva fatica a scrivere, evidentemente, però scrivere scriveva moltissimo e racconta il Barcellona, il passaggio, racconta che hanno imbarcato l'olio sulla nave, il rapporto con il cibo, come vedremo più avanti, è un rapporto molto importante per gli emigranti dal punto di vista identitario. La corrispondenza si usa per mantenere i legami, e questi legami molto spesso è difficile mantenerli nella lontananza. Quando si arriva dall'altra parte dell'oceano si cerca anche di riunire fisicamente la famiglia quando la famiglia è stata separata dal fenomeno migratorio, per cui si usa anche quello che oggi si chiamerebbe una pratica di ricongiungimento familiare nei termini della orribile burocrazia dell'emigrazione, e questi documenti sono le cosiddette lettere di chiamata. Questa è una lettera di chiamata, questa parte è custodita all'archivio storico del comune di Genova. È una lettera di chiamata che viene inviata da New York. Come vedete, c'è un New York, viene scritto nelle maniere più fantasiose, ovviamente. C'è un New York, è una delle tante modalità con cui i nostri migranti hanno declinato la città di New York, la grande mela. New York era una delle possibilità di queste. E qua abbiamo un migrante meridionale che da New York scrive cercando di convincere la moglie a raggiungerlo. Ed è un documento eccezionale, l'abbiamo usato un sacco di volte, anche perché ci aiuta a capire molte cose del fenomeno migratorio in maniera un po' diversa, passando appunto attraverso le testimonianze e la soggettività. Vedo che provate a cercare di decifrare, ed effettivamente non è facilissimo. Vi ho trascritto questa parte. Mia cara moglie, Nive Occhio ovviamente, 29 giugno del 27. Mia cara moglie, ti scrivo queste due ricche per farti sapere che io sto bene di salute e c'ho un posto che guadagno 200-500 franche al mese. L'origine meridionale traspare in questo italiano che sta usando il nostro migrante. Guardate bene, non scrivono mai in dialetto, non esiste una tradizione scritta del dialetto se non a livello alto, a livello di professionisti della scrittura, una tradizione intellettuale. Poeti e letterati usano dialetto, i migranti usano dialetto per parlare, ma quando scrivono il modello di riferimento è l'italiano scritto. Spesso l'italiano burocratico, il modello di riferimento, l'italiano dello Stato, della costruzione obbligatoria, della leva. Lui prova a scrivere nel suo italiano, ma l'influenza, il sostrato dialettale, dicono i linguisti, usano delle parole un po' ostiche delle volte, ma insomma, il sostrato dialettale traspare in questa trama di questa varietà dell'italiano che viene chiamato italiano popolare o semicolto. Allora, 200-500 franchi al mese, e voglio che subito viene a Nive Orche, preposizioni, articoli si uniscono con le parole, l'italiano stesso viene scritto così come si pronuncia, così come si dicono le cose, o così come si leggono le cose, perché forse non avrei mai detto così, ma avrei parlato direttamente in dialetto con la moglie, che subito viene a Nive Orche se tu mi porti rispetto, e che mi vuoi bene, che deve partire subito, maiuscola, perché subito è adesso, parti. Sta cercando di dare un ordine alla moglie e deve lasciare moneta a contare, hai capito sì o no? E se no fai come ti pare, per me faccia punto che sono morto, perché non hai pigliato mai di parole del tuo sposo con tutte quelle parole che ti diceva quando era a casa, ha avuto la testa dura, che non hai pigliato di parole mie, e voglio assolutamente che parte subito, maiuscola, hai capito sì o no? Cosa si dice? Al di là dell'irrealità che può suscitare, perché la lettera è anche molto divertente, ma il fenomeno migratorio, per esempio, minaccia alle basi i rapporti tradizionali delle famiglie, anzi, li scarica, li sconvolge e li scompagina. Questo è un marito calabrese che è partito e se n'è andato a New York, è emigrato, ha trovato lavoro, si è organizzato, ma già aveva difficoltà a dominare e controllare la moglie mentre era a casa, perché già non hai pigliato mai di parole del tuo sposo con tutte quelle parole che diceva, cioè non mi hai mai dato molto retta. C'è una moglie un po' indomita e ribelle, che probabilmente durante il fenomeno migratorio ha anche deciso di liberarsi definitivamente di questo marito, forse un po' autoritario. Possiamo immaginarcela la scena. Un marito che ha difficoltà a dominare la moglie mentre era a casa e che cerca di farlo dall'altra parte dell'oceano, operazione difficilissima, usando una lingua che non gli appartiene, che è l'italiano, quello scritto, e neanche il dialetto.
forse avrebbe usato le mani nei confronti della moglie se l'avesse avuta la mano, perché non era facile, non era difficile che si arrivasse a violenze sulle donne in famiglia, non è difficile purtroppo oggi, figuriamoci allora. Ma ecco, l'autorità di una famiglia patriarcale viene letteralmente scardinata. Questo è un piccolo esempio. Nella corrispondenza dei migranti ne possiamo trovare moltissimi, di mariti che cercano di mantenere l'autorità familiare dall'altro lato dell'oceano, ma difficilmente ce la fanno. E quindi bisogna alzare la voce. Per alzare la voce usiamo le maiuscole. Quando devi venire da me? Devi venire subito. Hai capito sì o no che devi venire? E lo ripete 2 o 3 volte. Questa è solo una parte della trascrizione della lettera. Nell'intero testo della lettera questo hai capito sì o no viene ripetuto almeno 7-8 volte. Strilla e si arrabbia il marito dall'altra parte dell'oceano. Non ci è dato di sapere se la signora l'abbia mai raggiunto a New York. È molto probabile che questo sia accaduto, perché questa lettera è rimasta impigliata in un archivio di un ente pubblico, e quindi è probabile che la moglie abbia consegnato al momento dell'imbarco, per avere il biglietto garantito e per avere i documenti utili allo sbarco a New York, abbia consegnato questa lettera alle autorità al momento dell'imbarco. Quindi probabilmente è tornata dal marito, probabilmente, ma non lo sappiamo. Si scardinano i tradizionali rapporti familiari, così come anche cambia il mondo del lavoro, cambiano le esperienze professionali, è difficile misurarsi anche con mondi diversi. Questa è una lettera scritta da un migrante che invece la scrittura domina molto bene, la controlla. Pensate che aveva già iniziato a studiare all'Università di Montpellier enologia. Era il figlio di una famiglia di vinai benestanti di Ovada, che poi, diciamo così, non si è comportato in maniera assolutamente irreprensibile agli occhi di una famiglia dalla morale molto rigida. Forse si parla di rapporti con una donna già maritata. E quindi è stato imbarcato su un piroscafo di terza classe, un piroscafo di una compagnia di navigazione tedesca, il Totmes, che navigava ancora a vapore e a vela, ed è stato spedito, pensate un po', in Perù, alla fine dell'Ottocento, nel 1896. E viene spedito in Perù e quindi si fa tutta la traversata oceanica, il passaggio dallo stretto di Magellano, la risalita delle coste del Pacifico per arrivare finalmente al Cagliao, il porto di Lima. Lui si chiamava Giovanni Soldi, poi a Lima si è stabilito, ha trovato moglie, ha cominciato a fare vino e distillati di vino, esattamente come faceva il padre a Dovà. Ma all'inizio che cosa succede nel fenomeno migratorio? Quando uno arriva nel paese di accoglienza cerca ovviamente e cerca appoggio la comunità di appartenenza dai propri connazionali o dai propri compaesani. Giovanni andava da Ovada a Lima e andava con una lettera in tasca di presentazione per questa famiglia, per la famiglia Cavassa, una famiglia ligure. Moltissimi sono i liguri in percentuale rispetto a un fenomeno migratorio. Sì, ci siamo, sì. Facciamo così, magari sta più stabile. I Cavassa, come molti liguri, si erano stabiliti al Cagliao e a Lima. Le migrazioni in Perù sono molto particolari, quantitativamente molto piccolo, qualitativamente ha un 70-75% di liguri presenti, quindi è molto genovese come migrazione. La famiglia del Cavassa erano in contatto con la famiglia di Giovanni e lui è partito con una letterina in tasca di presentazione per il Cavassa per arrivare là e trovare lavoro. Col Cavassa sarà impossibile rimanere, però quando arriva, intanto Giovanni se ne va a dormire in un albergo, all'Hotel Central di Lima. Quindi non era proprio un emigrante poverissimo, come avete capito. Un'emigrazione un po' particolare. Spesso si usava la via dell'America anche come scuola di vita per i rampolli delle buone famiglie, che magari si erano comportati male. Anticamente per i figliuoli che non si comportavano bene c'era la Garaventa, per altri invece c'era la Via delle Americhe, che era un altro modo per riportare sulla retta via ragazzi che secondo la morale corrente non si erano comportati molto bene o che si dovevano fare un po' le ossa. Quando Giovanni si è imbarcato, il padre gli ha dato la pacca sulla spalla, come lui racconta in un bellissimo diario, e gli ha detto: vai in America e fatti uomo, come dire, impara un po' le regole di questo mondo, visto che le hai trasgredite. Insomma, lui arriva e poi prende contatto con questo Cavassa, che faceva un mestiere molto comune tra i genovesi
tra i genovesi in Perù e tra i genovesi in Sud America in generale. Faceva il bottegaio, una di quelle botteghe dove si vendeva un po' di tutto e dove insieme a questo un po' di tutto si faceva anche casa di pegno, si faceva presto il denaro ai propri compatrioti, presto il denaro con interesse, non c'erano gli strozzini, insomma, non bisogna usare tanti mezzi termini come qua dice chiaramente Giovanni. Dice, con Trapassa sarà impossibile rimanere perché sono già in due e non c'è la torre per tre. E poi quel mestiere di presto su pegno a volto dello strozzino, che io non sono buono a fare, era un po' schizzinoso anche Giovanni, sono mestieri che lui di buona famiglia non aveva certo voglia di fare. In più c'era questo magazzino, anche una specie di magazzino al piano terreno, pieno di ogni sorta di roba, peggio che un antiquario, tutto sporco e nel massimo disordine, ove le pulci credo abbiano il loro quartier generale. Insomma, Giovanni di buona famiglia arriva là e questa bottega con questo magazzino pieno di roba è anche un po' sporca, gli dava fastidio, non gli piaceva l'idea di lavorare lì, dice qua non c'è posto per me, e poi si troverà altri lavori, altri mestieri, e avvierà anche lui la produzione del film. Ma torniamo a New York. Questa è una lettera bellissima che scrive Rosa Cademartoli di Colombano Certendoli, dell'entroterra della Fontana Buona. Ho intitolato questa slide Catene di montaggio, perché l'immagine che ci dà Rosa è un'immagine stampa. È una ragazza che ha pochi anni più di voi, in realtà, un po' più grande di voi, 19 anni Rosa, quando scrive. Voi immaginatevi che è una ragazza che è partita ed è da sola dall'altro lato del mondo, ha un po' di famiglia vicino ma non ha i genitori. Il rapporto epistolare lo tiene con la zia che è rimasta a San Colombano e alla zia racconta parte della sua esperienza in America. Ed è una corrispondenza straordinaria perché noi possiamo studiare mille statistiche dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti, andare a cercare di capire le associazioni italiane che sono sviluppate là, ma l'esperienza di fabbrica di una ragazza di 19 anni a New York all'inizio degli anni 20 è una cosa che è difficilissima da ricostruire. Qua abbiamo una testimonianza diretta, soggettiva, particolare, con un punto di vista molto particolare, ma dalla quale possiamo trarre moltissime, moltissime informazioni. Intanto New York, come vedete anche qua, si scrive sempre in maniera, diciamo, diversa, non è che non sia esatta, è un altro modo di scrivere New York, come i migranti usavano. 23 settembre del 24, carissima zia, comincia la lettera la nostra Rosina, Rosa Cademartoli diventa Rosina, alla quale io sono affezionatissimo, ormai l'ho trovato quasi come una figlia. Se non si è svelti, a un certo momento della lettera scrive alla zia e dice, se non si è svelti, qui in America lo fanno venire, specialmente se si lavora sotto agli americani, cioè i ritmi di lavoro sono violenti, fortissimi. Rosina faceva la lavandaia nel suo paese, quindi aveva le mani rovinate dall'uso del sapone quando è partita per l'America, pur essendo con pochi anni più di voi. Quando è arrivata a New York è andata a lavorare in fabbrica, magari una fabbrica di sapone, quindi aveva qualche attinenza con il suo mestiere di origine, ma una fabbrica con un lavoro organizzato, seriale, in pieno sviluppo, in piena organizzazione scientifica del lavoro, che magari sono parti di storie che voi vedrete tra poco, ma insomma è il grande sviluppo della fabbrica dentro la quale si ritrova una giovanissima ragazza di provincia dell'altro lato del mondo, ed è una fabbrica multietnica, si lavora sotto gli americani e si lavora molto. Ci sono alcuni anglismi nella lettera che anche per lo studio della lingua dei migranti è molto interessante. Dice, nella fattoria, che sta per factory, cioè per fabbrica appunto, nella fattoria dove lavoro adesso, lei traduce factory in fattoria, ci siamo più di 50 della parrocchia di Certendoli, cara zia. E questo ci dice molto, per esempio, anche sulle reti migratorie, comunitarie, familiari, le reti sociali che fanno muovere le persone da un lato all'altro del continente, spesso si muovono come reti paesane. Per cui io che sono di Colombani finisco nello stesso paese perché mi chiamano, mi passano informazioni, sono attirato dall'idea di andare là dove ci sono dei compaesani. Finisco a New York, magari nello stesso quartiere, magari nello stesso condominio e magari a lavorare proprio nella stessa fabbrica, perché il padrone che ha assunto 10 di Certendoli, di San Colombano, dice questi lavorano abbastanza bene e ne prendo altri 10 dello stesso paese, mi fido di quelli che vengono da questo paese, con un ragionamento che non ha nulla a che vedere con l'individualità delle persone, ma che però molto spesso nel fenomeno migratorio funziona. Ci sono alcune specializzazioni professionali dal punto di vista dei gruppi etnici che migrano,
che sono specializzazioni professionali dettate dal mercato del lavoro, non da delle propensioni etniche o genetiche a fare certi mestieri e a fare certi lavori, no? Spesso da noi si dice, che ne so, gli albanesi fanno i muratori e lo sanno fare bene, sono portati a fare i muratori, ma nessuno carica delle cuffie di mattoni sulla schiena perché ci è portato a farlo, perché il mercato del lavoro ha assorbito questo genere di manodopera. Spesso abbiamo l'idea invece che ci sia una relazione tra questione etica e mercato del lavoro, che è uno stereotipo molto forte da sradicare oggi. Forse riusciamo a farlo se proviamo a sradicarlo su di noi. Noi italiani eravamo famosi per andare in giro a suonare l'organetto, a fare i suonatori ambulanti, oggi pochi se lo immagino. Eravamo famosi per fare la tratta dei bambini per venderli sul mercato. Eravamo famosi per fare la tratta delle donne, delle bianche, per vendere nel mercato della prostituzione internazionale. Eravamo famosi per fare un sacco di mestieri sgradevoli, ma in realtà non ci eravamo portati etnicamente a farlo. Diciamo che era una delle maniere in cui si poteva andare a lavorare all'estero. Allora, qua racconta, appunto, ci sono più di 50 della parrocchia di Cerri, si ritrovano tutti nella stessa fabbrica, nello stato di New York. Dice, qui in America non si guarda né amici né parenti, si lavora dove si guadagna di più. Perché nella lettera ha appena raccontato alla zia che lei ha mollato un'altra fabbrica dove prima aveva un capo reparto, che era un parmigiano, uno di Parma, che però, essendo dell'Appennino, spesso veniva giù verso la Liguria, capiva anche il genovese. E Rosa di questo era molto contenta, perché questo parmigiano era molto buono con lei, chissà, forse faceva un po' anche gli occhi dolci alla Rosina, perché quando la vedeva un po' stanca diceva dai, la lasciava andare in bagno, prendeva lui il suo posto alla catena di montaggio e lei la lasciava riposare. Però poi Rosa dice alla zia, nonostante questo, nonostante ci fosse un parmigiano che parlava anche il genovese, che mi faceva da capo, quella fatica me ne sono andata e sono andata in quest'altra fattoria, appunto, in quest'altra factory, in quest'altra fabbrica, dove ci sono 50 ricercatori, ma sono andata là non per quei ricercatori, ma perché mi pagano di più, perché mi pagano meglio. E qui non si guarda né amici né parenti, si lavora dove si guadagna di più. Cioè il rapporto di lavoro nel mercato del lavoro è dettato soprattutto dalle possibilità di guadagno. Mentre nella terra d'origine forse è più facile mantenere rapporti familiari e comunitari anche nel mondo del lavoro, là in America non è più così. È un mercato del lavoro molto più sviluppato, in sviluppo tumultuoso, in cui la mobilità del mercato del lavoro è molto più rapida e più veloce, ed è un mercato del lavoro multietnico, tant'è vero che poi Rosina, però vi leggo un pezzo ancora della trascrizione perché è straordinario. Rosina chiosa la lettera, infine dice, cara zia, qui in America se ne trova di tutte le razze, ma non bisogna darci retta. Cerca di rassicurare la zia, perché racconta nella sua lettera, Rosina racconta anche un'altra parte della storia in cui ha avuto un momento di approccio con un altro operaio che italiano non è, ma è in realtà polacco, ed è molto simpatico perché a un certo momento dice, cara zia, adesso voglio dirvene una da ridere, ma che però è vera. Al primo giorno che ho lavorato in questa fattoria, mi hanno messo a lavorare insieme a un polacco. Era un bel giovanotto e mentre lavorava mi parlava, ma io non lo capivo. E una ragazza che era lì vicino mi disse, perché non rispondi a quel giovanotto? E io le dissi, ma per rispondere bisogna capire. Allora questa ragazza ce l'ha detto, che non lo capisco, e questo è rimasto un po' stupefatto. Poi le disse a questa ragazza, dimmi che impari a parlare, che a me mi piace tanto e voglio parlarci, non voglio lavorare senza parlare. E perché non mi poteva parlare di tanto in tanto mi guardava e rideva, e poi la sera mi disse, tu mori. Io immagino la zia che legge la lettera, a quel punto le sarà un collasso, dice, tipo l'acqua minaccia la nipote, tu muori. In realtà, che in inglese, spiega subito Rosina, che in inglese vuol dire vieni di nuovo domani, tu muori sta per tomorrow, muore. L'ha scritto anche separato, no? Tu muori. E uno quando legge la lettera si immedesima nella zia e dice il polacco me l'ha minacciata la Rosina. Invece la speriamo di nuovo domani. Io l'ho capito. E Rosina dice, io l'ho capito e le ho detto di sì. Allora questo mi disse di nuovo, capisce ma non mi vuol parlare. Allora questa ragazza gli disse, capisce qualche parola ma non tutto, e adesso quando mi vede mi guarda e ride.
e ha detto a questa ragazza che prova un gran dispiacere di non potervi parlare. E poi c'è il pezzettino finale, cara zia, qui l'America se ne trova di tutte le razze, perché dopo che vi sfoga appunto questa esperienza multietnica, multiculturale, multilinguistica con il polacco, bisogna che poi tranquillizzo anche la zia, guarda che faccio due sorrisi col polacco, ma poi non succede nulla, stai tranquilla che mi comporto, bene. Qua ci sarebbe molto da dire sulla fabbrica multietnica, sul tailorismo, sulle catene di montaggio, la possibilità di parlare mentre si lavora, sull'organizzazione del lavoro. Mille spunti di riflessione che già su una lettera sola si potrebbero trovare. Sulla mediazione culturale e linguistica che fa la sua amica tra lei e il polacco, la lingua di comunicazione che si usa nel paese di accoglienza, che è quella del paese, quindi l'inglese, insomma una situazione estremamente variegata. È una catena di montaggio che mette insieme una serie di argomenti estremamente significativi per il fenomeno migratorio. Adesso due immagini per riprenderci. Spesso quando è difficile comunicare, ci facciamo aiutare dalle immagini. Lo usiamo molto spesso come sistema di lezione, no? Di usare qualche immagine mentre facciamo le nostre lezioni. Ma soprattutto oggi lo chiameremo un sistema di comunicazione multimediale, che i nostri migranti usavano benissimo, lo usavano con le fotografie, lo usavano con le cartoline illustrate. Viaggiano insieme ai migranti le parole, le lingue, la cultura, i saperi, le conoscenze, le identità, viaggiano anche i sapori che fanno parte della nostra identità, della nostra memoria. Abbiamo una memoria del palato che è un fattore identitario estremamente importante. Bene, si arriva negli Stati Uniti, che sono il paese dell'abbondanza, dell'opulenza, là dove si raccontava che crescessero i dollari sugli alberi, che nei fiumi scorreva il latte con il miele. In realtà a volte l'impatto con la realtà americana è un impatto anche molto duro. E questo nostro migrante manda a casa la cartolina illustrata con il pranzo del Thanksgiving, che è il pranzo dell'opulenza per eccellenza. Illustrata. Questa è una cartolina molto particolare, è stata usata già in alcune mostre, esposizioni. Cartolina molto particolare, su queste cartoline illustrate fatte di tre corpi che poi si piegano. Questa è la parte esterna della cartolina e questa è la parte interna. C'è una parte per scrivere il testo, quasi una mini lettera, e poi la parte di cartolina illustrata, che è una parte molto importante. Quindi scrivo da San Francisco, dall'America del Pacifico, dall'America del grande sviluppo, al quale tra l'altro i Liguri hanno dato un contributo straordinario. Ma la cosa interessante è che di nuovo l'immagine dell'America che parte anche attraverso le cartoline occorre ridimensionarla. Vi mando queste cartoline a ciò anche voi altri. C'è questo eco di italiano burocratico ripreso e riformulato. Vedete un po' San Francisco, ma delle cartoline fa più bella figura che al vederlo di qui. Insomma, quel che c'è sulle immagini è una cosa, la realtà è un'altra, sembra che ci vogliano dire. Non è tutta disillusione, ma sicuramente rispetto al mito, al sogno dell'America, quella con la M maiuscola, viene molto messo in discussione. Questo invece è un documento che viene dal Brasile, è di nuovo una lettera di chiamata, tipo quella di "hai capito sì o no", però quella sta a Genova, questa sta a San Paolo invece. E qua di nuovo c'è una reinvenzione della lingua italiana straordinaria. Come faccio a farvi capire che ho proprio tanta voglia di ricevere notizie? Saressimo desiderosi di sapere. Usa questa formula il nostro migrante per far capire quanto ha bisogno di avere notizie. Carissimo padre, vi chiedete conto riguardo al raccolto del grano e alla cuglietta del caffè. Qua ci sono dei lusitanismi, delle influenze della lingua portoghese brasiliana sull'italiano di questi migranti, soprattutto delle parole che non conoscevano prima di partire. Per esempio, la raccolta del caffè in Brasile si chiama coglienta, e la raccolta del caffè non è una cosa che si facesse in Italia, quindi non c'erano le parole per indicare delle cose che prima non si conoscevano e si usano le parole della lingua di adozione, magari italianizzandole. La cuglietta del caffè diventa la cuglietta del caffè. Per la raccolta non possiamo lamentarsi, ma i fagioli ne abbiamo fatto abbastanza, ed il miglio, che sarebbe il grano, abbiamo speranza di farne. Per il caffè siamo un po' attrassati per causa di pioggia, insomma, racconta la situazione della vita nei campi, non va tanto male, soprattutto i fagioli pare che abbiano reso
abbiano reso bene, e i fagioli sono un elemento fondamentale della dieta, della dieta in Brasile. Caro padre, saressimo desiderosi di sapere, e questa forma saremmo desiderosi di sapere, il migrante la ripete di nuovo 5 o 6 volte nella stessa lettera, per esprimere questo desiderio, questo bisogno essenziale di ricevere notizie, non solo di mandare notizie, ma anche di ricevere. Il bisogno è quello appunto di riannodare quei fili di lana che si sono rotti al porto. Ancora 5 minuti di pazienza e concludiamo. E chiede per esempio se i nostri cugini trovano tutti a casa, se nessuno di loro si trovano nella grande guerra italo-turca. Si fa riferimento alla guerra di Libia, quella del 1911-12. Erano preoccupati questi perché leggevano sulle notizie che arrivavano, soprattutto sulla stampa in lingua italiana, che era molto diffusa a San Paolo, leggevano notizie di quella che la propaganda chiamava la grande guerra italo-turca, che era l'aggressione italiana alla Libia del 1911-12. E volevano sapere se i loro cugini erano partiti o meno per la guerra. Quindi questa ansia di ricevere notizie era un'ansia a maggior ragione forte anche a causa della guerra. Spesso ci si ritrovava in un mare di illusioni, anche questa è un'altra lettera brasiliana, per così dire. Qua si scrive invece alla madre e si dice: procura di partire, cerca di partire, mia ed amata madre, subito, più presto che puoi, che almeno riparli qui prima della raccolta del caffè, che per me è molto vantaggiosa, cioè una cosa molto importante, mi aiuta molto dal punto di vista economico, e così mia moglie mi aiuta col suo lavoro a pagare questo debito che io ho incontrato con il mio padrone. L'ha contratto il debito, non dice il contratto, ma ha contratto un debito col padrone nella fazenda. Molto spesso gli italiani della fazenda di caffè si indebitavano e poi dovevano lavorare molti anni per pagare questo debito, era un lavoro semischiavo quello che si faceva molto spesso nella fazenda. Quando sei arrivato in Santos, viene a bordo del vapore gli impiegati dell'emigrazione, spiega il meccanismo della lettera di chiamata come funzionava. Questa lettera infatti si ritrova in un archivio di San Paolo del Brasile, perché la signora ha preso la lettera, è partita, si è imbarcata, la lettera è stata consegnata agli ispettori dell'immigrazione sul vapore quando è arrivato al porto di Santos. Dal porto di Santos la signora ha preso il treno, è arrivata a San Paolo e ha raggiunto la famiglia con i documenti in regola, ma per essere in regola doveva far vedere che qualcuno l'aveva chiamata, e questo far vedere si usava appunto la famosa lettera di chiamata, così come il nostro da New York, che è capito sì o no. Lo stesso meccanismo funzionava anche per molte chiamate fatte dal Brasile. E il documento finale, così poi passo la parola a voi per domande, dibattito, discussione, se non mi chiedete come volete, approfondiamo qualche tema se volete. È sempre una delle lettere di chiamata del Brasile, e anche questa ha i suoi spunti di hilarità, diciamo così. Però anche degli elementi molto interessanti che mi servono ad aggiungere un piccolo passaggio. E con questo chiudiamo. Si scrive da San Paolo nel 1911 e questo signore scrive alla suocera. E alla suocera ovviamente bisogna portare grande rispetto, come voi sapete le suocere bisogna trattarle bene. Stimatissima suocera. In tutta la lettera lui continuava a chiamarla come minimo stimatissima suocera, quando non amatissima suocera. E poi riprende: cara suocera, come voi mi mandate a dire che volete venire, così per in quanto non ve lo consiglio. Per il motivo che io, come vendo la carrozza, o che me ne vengo dove siete voi, oppure parto per Mendoza, cioè per l'Argentina, e per questo non vi consiglio di venirvene. Insomma, il nostro povero autore di questa lettera, questo è soltanto un piccolo brano, la lettera è una lettera di quattro facciate, molto molto interessante, sia per la lingua che viene usata, il lessico che si usa, ma anche per il contenuto. Il povero autore di questa lettera spende 3 pagine su 4 di questa lettera per convincere la sua a non andare a San Paolo. E le dice di tutto: se voi venite, io la carrozza che ho qua la vendo, me ne vado via, scappo, me ne vado a Mendoza, parto per l'Argentina. Lui stava a San Paolo in Brasile, me ne vado giù in Argentina, vado via. Non vi consiglio di venire. Ci mette 3 pagine a cercare di convincere. Nella parte finale poi chiude dicendo: stimatissima suocera, se proprio venite, portate almeno, e gli fa l'elenco delle cose che si potrebbe portare dietro la suocera. E come potete notare, il timbro dell'ispettoria dell'immigrazione qua nel porto di Santos del 21 ottobre del 1911
ci fa capire, la lettera è del febbraio del 1911, ci fa capire che ad ottobre del 1911, pochi mesi dopo, la suocera ovviamente è arrivata a San Paolo, la lettera è stata timbrata dall'ispettore di immigrazione e il nostro povero probabilmente non ha fatto neanche tempo a scapparsene a Mendoza. Allora, al di là appunto di un marito che non riesce a richiamare la moglie ed un genero che non riesce a tenere lontana la suocera, sui ricongiungimenti familiari desiderati o aborriti, possiamo ragionare su diverse cose. Una cosa, un ultimo tassello detto per fare qualche riflessione poi insieme, è il fatto che questo genero, la suocera dice guarda che io me ne vado a Mendoza, e non è che sia una minaccia stratosferica, cioè io parto per Marte dopodomani. Questo signore aveva già attraversato l'oceano e si era stabilito in Brasile con la famiglia, con la moglie, stava a San Paolo del Brasile, e la prima idea che mi viene in mente per dire alla suocera di non andare è quella di dire io me ne vado in Argentina. San Paolo è situato nel sud del Brasile, relativamente vicino ai confini con l'Argentina, ed era molto frequente che ci fosse uno scambio, per esempio, tra Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Mendoza, Rosario, cioè le città dell'Argentina e le città del Brasile. C'era molta circolarità. Gli emigranti si scrivevano, gli emigranti italiani, si scrivevano tra il Brasile e l'Argentina e si inviavano notizie, per esempio, qua il mercato del lavoro è in questa situazione, il caro vita ha questi prezzi, il pane costa tanto, la carne costa tant'altro, vieni pure, oppure non partire, non è il momento di partire. Noi siamo abituati ad immaginarsi gli emigranti con la valigia che partono, col baule che si imbattono sul piroscafo e poi abbandonano la patria e non fanno più ritorno. Molto spesso invece questi mantenevano interessi familiari in Italia, molto spesso mantenevano i contatti non solo con la corrispondenza ma anche interessi economici, di scambio, di andirivieni, si muovevano costantemente, esercitavano cioè, e con questo veramente chiudo, esercitavano cioè quello che oggi viene anche definito un diritto fondamentale dell'uomo, che è il diritto alla mobilità. Noi siamo abituati a concepire il diritto alla mobilità per le merci e per il denaro e non per gli uomini. I nostri migranti, quelli storici, già ci insegnano quanto sia importante invece l'esercizio del diritto alla mobilità o diritto alla fuga, come qualcuno l'ha definito. Diritto alla mobilità che viene esercitato a volte volenti o dolenti, a volte coscienti o non coscienti, ma comunque è uno dei diritti fondamentali dell'uomo. E questo ci terrei a sottolinearlo. Adesso, intanto vi ringrazio per la pazienza e poi vi passo la parola. Tutto sommato c'è ancora molta diffidenza su questo genere di fonti storiografiche
da parte della storiografia cosiddetta ufficiale o accademica. Non si fa molta carriera accademica in genere usando questi documenti. Però, ci avevate mai pensato? Non vi ha mai incuriosito questa idea? Scusate, due classi di questa museo dell'immigrazione. C'è qualcuno tra di voi che ha notato una differente impostazione, per esempio, che può riflettere, anche se non vuol fare domande, può riflettere su qualche cosa. Per esempio, se siete andati al museo della migrazione, nel percorso che facevate all'interno del piroscafo, arrivavate alla zona delle cuccette di terza classe, dei letti di terza classe. Se vi sedevate sul letto, su alcuni di questi lettini, delle cuccette, partivano delle storie dei migranti. Quelle storie erano lette da alcuni attori che hanno letto diari di viaggio di emigranti. Uno dei diari di viaggio che leggevano in quel percorso era il diario di Giovanni, i soldi, quello che è arrivato a Lima perché non gli piaceva fare il lavoro del pegno, quello del magazzino, quello del pegno, esattamente, quello c'era sto cavazzo, che pochi il magazzino non piace più. C'era il diario di viaggio di Giovanni, c'era il diario di viaggio di uno degli autori della lettera del piroscafo Orazio della famiglia Boero di Rapallo, cioè uno dei diari di viaggio e delle lettere che raccontano il viaggio. Quell'Emanuele dell'Oris Abaudo, lo ritrovate anche lui in quelle cuccette. La lettera di cui io vi ho preso soltanto l'inizio dall'oceano viene letta quasi integralmente in uno dei racconti di viaggio, perché appunto quella lettera diario è un modo per fare un'esposizione museale e coinvolgere quelli che arrivano attraverso le testimonianze dirette di quelle che l'hanno fatto. Però non è soltanto una questione per attirare il pubblico dei musei, ma è anche un modo per fare la storia delle migrazioni diverse. Spesso la storia delle migrazioni si è ridotta a delle statistiche, a dei numeri, a delle percentuali, ed è un modo molto freddo e che ci dice molto poco del fenomeno migratorio, che è un fenomeno fatto da gente, da uomini e donne che si spostano, che si muovono, quindi portano con sé molte cose. Solo di quelli che si sono messi a scrivere questi documenti, e soprattutto faccio la storia delle migrazioni non solo di quelli che sono messi a scrivere le lettere, ma di quelli che ho trovato, perché poi c'è una serialità molto parziale, è un metro qualitativo di fare storia. Dall'altra parte è vero che sia con l'incrocio delle statistiche che con altre fonti riusciamo ad arrivare a capire che spesso hanno scritto molto di più i migranti meno scolarizzati e meno catechizzati, cioè quelli più sprovveduti di fronte allo shock migratorio. Lo shock culturale del paese d'arrivo e lo shock del fenomeno migratorio, cioè la frammentazione identitaria. Se io ho un livello culturale alto, ho molta più facilità ad affrontarlo, a gestirmi questa cosa. Ho meno bisogno di rimanere ancorato al paese di origine.
minori sono gli strumenti che ho per affrontare questo fenomeno e maggiore è il bisogno di rimanere ancorato, quindi maggiore è la spinta anche a cercare di scrivere lettere per rimanere legati a casa. Quindi in parte questo su una serie di studi sulla letteratura ormai consolidata sull'epistolografia dell'immigrazione siamo riusciti a verificarlo, o comunque un'ipotesi abbastanza solida, l'idea che meno scolarizzati e meno alfabetizzati più scrivono, più basso livello culturale e più si scrive del fenomeno migratorio. Dall'altra parte, in parte è una visione condizionata, in parte dipende molto dal momento, dalla situazione, dalla meta. Il mercato degli Stati Uniti all'inizio degli anni 20 è una cosa, dopo la crisi del 29 ovviamente tutto un'altra, quindi la facilità di cambiamento di mestiere, di professione, di lavoro, la mobilità del mercato del lavoro cambia radicalmente da un decennio all'altro, da un paese all'altro. È anche per questo che i migranti si spostano parecchio. Le lettere ci consentono di ricostruire dei movimenti che le statistiche migratorie per esempio non ci danno. Io ho provato a studiare i movimenti di spostamento dei flussi migratori anche tra il Brasile e l'Argentina, ma non c'era uno straccio di statistica che mi venisse in aiuto. Le registrazioni dei documenti sono molto difficili, perché poi un italiano che si spostava dal Brasile arrivava alla frontiera dell'Argentina e veniva registrato come italiano in ingresso, e difficilmente la provenienza era precisa, magari davano il porto di Santos, e vai a sapere se questo era già residente in Brasile o arrivava con una nave dall'Italia che passava per Santos e poi scendeva giù a Buenos Aires. Quindi da quel punto di vista era molto difficile. Con le lettere invece, prendendo il fenomeno per la coda anziché per le corna, arrivandogli alle spalle e prendendolo dall'interno, le lettere ci danno tutti questi movimenti triangolari o circolari. Alcuni si spostavano dalla California a New York, oppure dalla California al Perù, dal Perù all'Argentina, ritornando in Italia. C'era una grandissima mobilità. Alcuni invece facevano semplicemente avanti e indietro, ma lo facevano 5, 6, 7, 8 volte. Per questo che anche le statistiche delle migrazioni sono molto falsate. Quei più o meno 30 milioni di cui dicevo all'inizio, è difficilissimo registrarli, perché non so, c'è un caso eclatante di un migrante che ha scritto un diario che è diventato poi un diario conosciuto, che è conservato all'archivio della Fondazione Cresci di Lucca. È il pane dalle sette croste, questo che racconta la sua esperienza di grande. È uno che all'inizio alla fine dell'Ottocento e inizio del Novecento è andato in Stati Uniti, è morto. Poi tanto l'avete visto, che stiamo riprendere su. E questo signore, che era un contadino scarsamente alfabetizzato, ha fatto il viaggio dall'Italia agli Stati Uniti nella sua vita sette volte facendosi andate e ritorno con navi a vapore che si mettevano mediamente, sono andati diminuendo i giorni, ma è partito con una trentina di giorni ed è finito con una ventina di giorni nel viaggio che faceva questo signore. Non è prendere l'aereo per andare dall'altra parte, uno che nella sua vita fa questo viaggio sette volte e poi si ristabilisce in Italia e poi racconta la sua esperienza ai figli e poi la racconta ai nipoti, poi saranno anche i nipoti che partono, poi scrive le sue memorie come migrante. C'è pauperismo, c'è povertà, c'è miseria che spinge a migrare, sì, in molti casi questo c'è, è indubbio, però i fattori che contribuiscono alla scelta di emigrare non sono solo quelli, o quelli ci spiegano solo una parte del fenomeno, altrimenti ci sarebbero delle zone povere che sarebbero letteralmente svuotate, mentre così non è accaduto, e delle zone ricche invece che non si sarebbero dovute svuotare. Per esempio, uno storico ha studiato Ramella, che è una delle grandi autorità sull'argomento, ha scritto un libro molto bello parecchi anni fa che si chiama Terra e Telai, sull'emigrazione biellese. Dalla provincia di Biella, dove si stava sviluppando enormemente il settore industriale tessile e dove arrivava manodopera da buona parte del nord-ovest italiano, affluiva manodopera per lavorare nei telai meccanizzati degli opifici di Biella, allo stesso tempo c'era un fenomeno migratorio straordinariamente forte, cioè la gente sceglieva la via delle Americhe piuttosto che la fabbrica del vicino di casa.